Talk to me about your inspiration for this film. Dunque, sì, c'è una parte importante che nasce da Sospira dei profundi di Thomas de Quincey, cioè l'ispirazione delle tre madri, delle madri che portano non la vita ma la morte, che però poi tra l'altro ho scoperto che, che Thomas De Guincey si era ispirato anche allo stesso mito che è nella cabala ebraica eh, non uguale ma insomma con le tre madri anche lì e insomma questo qui è stata una partenza perché io veramente venivo da Profondo Rosso e questo questo fatto che eh, avevo deciso di, 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 di cambiare, di, di dare una svolta alla mia, alla mia carriera di regista e quindi di non fare più, per ora, in questo momento, di, di, di non fare più thriller o, o polizieschi, o, ma di cominciare ad affrontare... Una delle cose che mi ha sempre affascinato, che sarebbe l'horror il, il magico, il, il magico nel cinema. E così ispirandomi anche da tanti film, naturalmente da tanti, tanti film antichi, film dell'espressionismo, queste sono state le, le principali fonti che hanno mi hanno fatto scaturire sospiria e, e poi dopo ci furono questi viaggi che feci sì, nel, in alcune città importanti del, del nord Europa principalmente perché cercavo volevo raccontare una storia di streghe che è un tema che è stato poco affrontato al cinema la stregoneria era stata affrontata sì, molte volte, ma le streghe proprio come personaggi poco. E così ho, ho cominciato a cercare le streghe intorno nell'Europa, in Svizzera, appunto vicino a Basilea, in una scuola staneriana che era molto bizzarra. Questa scuola si trova all'incrocio fra, fra i tre stati, fra la Francia, la Germania e la Svizzera. Eh, si trova proprio in una specie di, di punta dove i tre stati si incontrano. Molti, molte cose che, che naturalmente mi avrebbero incuriosito, però di streghe naturalmente non ce n'erano. Eh, le streghe le ho cercate nelle grandi città, nelle, anche nelle piccole città. Non, non volevo la strega di campagna. Non mi interessava la strega, mi interessava la strega quella di città, quella che ha contatto con i soldi, quella che beh, ha delle belle case, che frequenta il bel mondo. Eh, volevo raccontare queste streghe, queste streghe eh, forti, sicure di sé. Can you talk to me about working with Luciano Tovoli, who had worked with Antonioni on uh, The Passenger? Uh, there's a there's a great job that you guys did on the colors for this film, and I wanted you to tell me a little bit about that. Ma io Tovoli l'ho conosciuto su professione reporter, e mi affascinò moltissimo il suo lavoro in quel film di Antonioni. E, così lo rintracciai, e, ci incontrammo a cena, e, e decidemmo subito di, che Eravamo fatti uno per l'altro <ride> e che, che quello che volevo io, le, i colori, le atmosfere, il vecchio Technicolor, eh, quello appunto di, di, di Biancanevesette e Nani, ma anche dei film di John Ford, quei tramonti rossi, quelle divise blu. Quei mantelli di cavalli marrone, forte, aggressivo, che erano, erano ottenuti attraverso il vecchio sistema Technicolor e attraverso anche una pellicola molto poco sensibile alla luce, per cui bisognava mettere molta luce. È la ragione per cui tanti, tanti attori dell'epoca persero la vista o quasi persero la vista perché venivano accecati da luci potentissime. A noi ci servivano questi colori e questi colori cominciamo a, a studiarli. Ad esempio, volevamo usare nel film io volevo che ci fosse un colore oro, l'oro veramente bello, un oro, un oro non verde come viene sempre nei film, nei film l'oro viene sempre verdastro, perché la pellicola non, non, non riesce a farlo loro, con l'oro proprio oro. Però c'era una, una, una società tedesca, allora c'era la Germania dell'Est, che si chiamava Orbo, che usava al posto della gelatina, al posto dell'argento, usava l'oro. E quindi quando poi andava a riprodurre questa pellicola, andava a riprodurre le immagini, il colore oro veniva bello, veniva veramente color oro, perché c'era l'oro dentro. Però gli altri colori non venivano tanto bene. E quindi ci fu questa ricerca dappertutto, anche in Giappone, con la Fuji che faceva un bellissimo rosso, un bellissimo color rosso, però gli altri colori pure il blu non erano granché. E alla fine tornammo sulla vecchia Kodak, che è sempre non ti tradisce mai, o non ti tradiva perché adesso non c'è quasi più. E, e trovavamo lo Tovoli un, uno stock di, di, di negativo in America in un laboratorio di vecchia pellicola poco sensibile, appunto che potesse riprodurre questi colori così vivaci: con una gelatina quindi molto spessa. E che desse anche un senso di, di tridimensionalità quasi all'immagine. E quindi, con queste due cose, con le tridimensionalità, e quel colore così vivace, così acceso, eh, con le gelatine, e con, anche con l'uso di invece delle di pareti, usavamo dei, usiamo dei nei, nei, naturalmente nei, nei luoghi che ricostruivamo in teatro, eh, usavamo dei telai. Dove insomma, ci mettevamo della, della, della stoffa quando rossa, quando verde, quando... e dietro questa stoffa c'erano delle luci che in realtà poi riflettevano sul volto dell'attore che passava davanti un po' di questo rosso, un po' di questo verde, senza metterci la gelatina, ma semplicemente una trasparenza. E così anche la stessa stoffa prendeva luminescenza. Era, era una bellissima idea che era di Luciano Tovoli. Poi eh, volevo fare un film, mi ero posto anche un altro, un altro traguardo: di fare un film dove non ci fossero due inquadrature simili, uguali in ogni modo. E quindi, quando feci la, la shooting list, io faccio sempre la shooting list quando faccio un film. Quando feci la shooting list, eh, tenni conto di questo, che non avrei dovuto fare due inquadrature uguali. E quindi, sulle 1200-1300 inquadrature che, di cui è composto questo film, eh, io non ho, non ho fatto due inquadrature, meno una volta che mi sono lasciato andare. Che ho fatto un campo. due campi e controcampi, cioè due inquadrature molto semplici. There's una amazing scene that you shot in a square in Munich uh, when uh, the blind pianist gets bitten by the dog. Um, it's, a, it's a real bravura scene. Can you tell me how you how you guys shot that scene? Quella di, di Monaco in effetti è durata molto tempo. Eh, non mi ricordo se è durato una settimana o poco meno, eh, perché bisognava illuminare, c'erano tre templi, tre grandi templi eh, di differenti stili, eh, e dovevamo illuminarli, poi siccome la scena poi mutava, quindi dovevamo cambiare la luce a questi templi per dargli un'altra un impressione sulla, allo spettatore. E poi c'era sempre questa figurina di questo eh, cieco che era interpretato da Flavio Bucci e il suo cane che attraversavano questa piazza. Adesso questa piazza non è più così. Prima era fatta tutta a lastroni, era bellissima. Adesso ci hanno messo in un giardino e quindi è diventata una piazza qualsiasi. Peccato perché prima era veramente... aveva un che di, di, di potente. Questi lastroni gli davano un senso di, 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 di forza, di, di solidità veramente. Questa era poi la piazza dove Hitler fece i suoi discorsi, quindi aveva anche un altro significato. E non a caso, la scena da, da cui veniva il, il cieco: il cieco viene da una birreria, eh, Off-Broehaus, eh, questa birreria era quella dove Hitler fece nel, mi pare non mi ricordo che, che anno, nel 1923, fece il famoso discorso, il pucce della birreria, no? lui e eh, mi pare Ludendorff, fecero un... un eh, e decisero di, di prendere il potere e partirono eh, e poi furono tutti arrestati. Però insomma lì nacque il nazismo praticamente. E, e quindi io pensavo di... di, di Qualcosa di malefico che era nato in quella libreria. E così io ci ho ambientato una scena del film per dare al film un senso anche di malefico reale, non semplicemente immaginario. Questo insomma è un film molto, molto complesso nella mia filmografia, veramente. Non è, non è stato semplice né farlo né realizzarlo né, né, né fare i colori né scriverlo né, né interpretarlo per gli attori anche perché era, io volevo che ci fosse una recitazione un po' sopra le linee un po' nervosa come pensavo che fossero appunto le streghe che fossero delle persone un po' isteriche un po' fuori di testa Così, infatti, i personaggi sono così un po'. Pensiamo al personaggio del di Davalli che interpreta Miss Tanner, che appunto è tutta una eccitazione, una risata satanica leggermente. I read that uh, the woman who plays uh, Mrs. Marcos in the film The Witch, The Old Witch. Was actually not an actress, but a lady that you guys found in an old age home outside of Rome. Can you tell me how that came to be? Perché noi cercavamo una donna molto vecchia, ma mamma molto vecchia, che con il trucco non, non, non abbiamo provato e non siamo riusciti a, a rendere la sua proprio vecchiaia, veramente. E così cercammo in, un, in tutti gli istituti per anziani una persona, una donna che fosse veramente vecchia, vecchia, anzianissima o che almeno dimostrasse di essere così. E così trovammo questa signora e questa signora si sì, recitò ed era veramente, veramente anziana, veramente vecchia, vecchia. E... Perché io volevo raccontare appunto anche lì un, uh, la vecchiaia in realtà com'è, come com va rappresentata. Questa era una vecchia strega, una vecchia strega, le vecchie streghe eh, nella tradizione sono delle persone di una vecchiaia proprio cadente. I read that you wanted to make this movie with much younger actresses like twelve or thirteen year olds. Sì, anche sui 10, 12 anni, 13 anni, questa età mi piaceva, avevo voluto farlo. Però purtroppo quando presentai il progetto così, il distributore non, non accettò questa. Non, accettò tutto, ma questo non accettò, e, di fare un film sui bambini, perché pensava che non avrebbe ottenuto il successo che... Lo speravano e così, eh, così mi sono ho, ho preso delle ragazze giovani, molto giovani, eh, a parte le professoresse che sono anziane, eh, ma ragazze molto giovani. Eh, e le ho fatte recitare come fossero delle bambine. Loro, infatti, se noti del film, se noti con un certo una certa cura comincia a scoprire che ci sono dei dialoghi infantili proprio bambineschi bamb dialoghi che si fanno quando sei a scuola quando sei a scuola eh, appunto a 10, 12, 13 anni eh, giochi di parole mh, infantili anche questi eh, e poi in un certo momento per, per dare ancora più l'immagine che questa scuola era una scuola per bambini e c'è un certo punto dove la protagonista segue un percorso dove ha sentito dei passi, segue un percorso all'interno della scuola e va, le porte hanno la maniglia alta, non all'altezza normale degli adulti, no? Ma la maniglia è un po' alt più alta che è l'altezza dei bambini. I bambini le maniglie le vedono sempre un pochino più alte perché sono più piccolini e quindi misi le maniglie a questa altezza per, per dare un'impressione inconscia, cioè inconsciamente lanciare un messaggio. Jessica Harper, as a performer, came from the world of musicals. What type of direction did you give her for her performance in Suspedia? Ma, io l'ho vista um, come un'attrice bravissima eh, nei due spettacoli che avevo visto, appunto, eh, il film di De Palma e anche l'opera teatrale. Era eh, una voce cristallina, meravigliosa. Una potenza vocale, malgrado il fisico, un minuto, veramente impressionante. E, e poi anche una, una grazia nel, nel, nel muoversi sulla scena che mi aveva affascinato. E poi questo volto, un volto con degli occhi grandi, degli occhioni grandi grandi come i manga giapponesi, che anche quelli eh, mi sembravano bellissimi, mi sembrava. Quasi come la protagonista di un fumetto. La musica è such un key componente in questo film. What was tu contribuzione al musical aspect of Susperia? Il mio apporto è stato principalmente di un apporto critico, e anche nella scelta degli strumenti da usare. Ad esempio, feci durante la lavorazione, ci fu un periodo di. Di, fe, di festa, di un ponte lungo e io andai ad Atene e ad Atene eh, ho a un, un concerto dove ho sentito, c'era un bouzouki che, che era un suo strumento molto tipicamente greco e che, che suonava, che mi sembrava bellissimo importantissimo per il film, per le vibrazioni che emanava, e così quando tornai a Roma, lo dissi ai Goblin, dico, dobbiamo comprare un buzzuki, troviamolo, facciamo venire dalla, da Atene e usiamolo per il film, usiamo specialmente nelle sue tonalità più basse. Suspedia so, was a box office success in Italy. However, the reviews were mixed. How did you feel about the film's critical reception at the time? Io veramente non do molto peso alle reazioni della critica nei miei confronti. Perché ho avuto sempre una critica abbastanza contraria, fin dal primo film. Mi interessava di più la critica straniera, non so, i critici francesi, inglesi, americani, giapponesi, che cosa dicevano. E loro naturalmente erano, invece erano appassionati dei miei film. E... Eh, specialmente Suspiria appunto Suspiria è stato il mio film che ha avuto maggior successo nel mondo penso eh, tanto che in Giappone eh, siccome uscì prima eh, Suspiria uscì prima di Profondo Rosso eh, Profondo Rosso che uscì l'anno seguente lo chiamarono Suspiria 2 che non c'entrava niente con Suspiria. E poi Suspiria lo, in Giappone c'era una specie di culto per quel film. E, <coughs> hanno, fecero in, la proiezione in una specie di, 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 di anfiteatro grande, grande anfiteatro. La fece la Sony, che era proprietaria dei diritti del film. E, e mise tutti altoparlanti intorno e quindi era, si era avvolti in una, in una sfera di suoni molto impressionante. Questo io non l'ho visto perché non c'ero, però me hanno raccontato coloro che l'hanno visto, tra cui appunto Banana Yoshimoto, la, mia, la scrittrice, mia carissima amica e mia seguace. Several really cool directors today have have cited you as uh, one of their sources of inspiration and Suspiria in particular is one of the movies that both Quentin Tarantino and Nicholas Winding Reft have uh, listed among their favorite films. How do you feel about that? They were giovani so film Eh, e poi perché sono persone che amano il cinema e quindi questo qui, Sospiri, è tutto cinema, è proprio dal colore all'inquadratura, all'interpretazione, è tutto è cinema, è cinema puro e quindi chi ama il cinema penso che ama questo film. You have been described by some international critics as an aesthete in the world of cinema, someone who really loves the aesthetic aspects of the cinematographic art. Do you agree with that take on your work? Ma, io non un esteta, ma mi sento di essere un cineasta. Penso che sono un cineasta, uno che fa il cinema, perché ho sempre amato il cinema e... Eh, ho amato la musica, ho amato eh, l'arte, la pittura, l'architettura, la scultura. Eh, sono un, un amante delle, delle, del bello, del ben fatto, delle, del lavoro ben realizzato. Eh, Fin da quando ero bambino, che eh, mia nonna aveva un palco all'opera, un palchetto all'opera, e siccome nessuno in famiglia ci voleva andare, io ero il più grande, eh, ero costretto ad accompagnarla io. E così eh, ho cominciato a vedere le opere liriche da bambino. All'inizio mi addormentavo, poi ho cominciato ad apprezzarle. Opere liriche e balletto. E così è nato il mio amore, forse per, per lo spettacolo, per il mondo dello spettacolo. You're now working on a screenplay for an international TV series uh, called Suspiria. Can you talk to me about it? Più che a Suspiria, veramente ehm, a Suspiria dei profondi, cioè proprio al libro originale di Thomas de Quincey. Eh, infatti è ambientato nella, nella Londra del 1840 e, e, e nel mondo di De Quince eh, racconta, De Quince è anche il protagonista, e racconta, sospira dei profondi, proprio il libro, il libro che lui ha scritto. E, e così mi sto, mi sto, insomma, anche divertendo a fare questo lavoro. Eh. E, Bisogna essere molto più veloci a fare la televisione, bisogna essere più rapidi, più. più svelti, però anche, ci sono anche delle soddisfazioni che si possono ottenere. Anche per via della grande audience che, che, che il film naturalmente ottiene. Do you like the horror movies that are being made these days? Non ne vedo di film horror molto belli. No? molto ben fatti, non, non, non li vedo. Non, forse qualcuno viene dall'Oriente, dall da, dalla Corea del Sud, dal Giappone, da Hong Kong. E qualche cosa interessante viene anche dal Sud America, però non, non molta roba. Is there a young director today that you feel has picked up On the Dario Argento legacy? ma, Veramente non lo vedo, non lo vedo. A me non mi interessa di avere dei dei allievi, dei persone che dice io perché io mi ispiro a Dario Argento, così a me non mi interessa questa cosa. It's known that it's your trademark that when there's a killer in a film and and the killer kills with his hands, those hands are actually your own. Was that also the case in Suspiria? Mm, in quel film in particolare non tutte le mani dell'assassino sono mie. Ci sono. Eh, perché mm, ad esempio ci sono delle delle Manone molto grandi, che sono quelle che prendono la ragazza a patti e quando viene presa e schiacciata con il volto sulla finestra e... e quando poi viene pugnalata fuori nel terrazzino. E le mani in quel caso non sono le mie perché volevo delle manone giganti, proprio così grandi, e quindi le ho fatte fare praticamente come fosse un guanto e che ne usava una controfigura.